Porque me enseñas caminos que ando con el corazón. Llena mi alma contigo y mi vida no es de Dios razón. ¿De qué me sirve tanta luz, tanto fuego, tanto amor? Si al final estoy ciego y mis hechos apagan tu calor. ¿Por qué me hiciste tan fuerte y me diste tanta convicción? Si lo que produzco es muerte y soy causa de contradicción. Lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría. Lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría. ¿Cuál es la razón para quererte? ¿De dónde la sed para buscarte? Si eres tú quien me da la sed de ti, desnúdame. Que con la mente limpia y el corazón abierto, un día me encuentre muerto a mí. En mi pobreza y en mis miedos, en mi locura y en mis retos, te pido a ti, Dios, que mi vida hazme mirada. Fuente viva, lo que aprendí, conocimiento de lo que viví, sabiduría. Y cuando quiero vivir tu evangelio, yo siento que miento, que es teoría. En mi pobreza y en mis miedos, en mi locura y en mis retos, te pido a ti, Dios de mi vida, hazte mi nada, fuente viva. Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti da una location nuova, e in realtà non tanto nuova per molti di voi, che è Firenze, il nostro convento di Arcetri, immerso in mezzo agli oliveti. Ed è per questo che questa Madonnina di bellissima fattura, in mezzo a un tronco d'olivo realizzata dai nostri studenti carmelitani, e accoglie il video di questa diretta mattutina, questa diretta radiofonica con la parola di Dio. La famiglia si allarga con il cuore per accogliervi, come questo convento, luogo di incontro, luogo di famiglia, famiglia di famiglie, che tra l'altro è il luogo dove tanti di noi, me compreso, sono arrivati all'inizio del loro cammino vocazionale, luogo di silenzio, di condivisione, ma anche di preghiera soprattutto, e anche luogo dove il silenzio diventa sfida e lotta spirituale per passare di livello, per usare il linguaggio consueto dei videogiocatori, passare di livello verso Dio e verso il vero sé, un cammino verso l'alto, verso il basso, in tutte le direzioni. Allora, buongiorno ancora a tutti e iniziamo la nostra mattinata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi il Vangelo è quello secondo Marco, per chi di voi ha la Bibbia, siamo nel secondo capitolo, i versetti da 23 a 28. In quel tempo di sabato, Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un brano veramente semplice ci viene affidato, una narrazione che contiene anche elementi poetici, ci lascia intuire una scena immersa nella natura dove Gesù sta sicuramente riposando insieme ai suoi discepoli mentre cammina. Camminano. Gesù nei testi narrativi di Marco è un camminatore. Gesù cammina da un paese all'altro, da una casa all'altra, da un cuore all'altro. Cammina percorrendo strade, passando per viottoli, sentieri. Qui, in questo testo, passa per i campi, taglia di villaggio in villaggio, e i suoi discepoli peregrinanti camminano con lui, conversano, osservano la natura, osservano Gesù, considerano un po' il loro nuovo stato di vita. Pensate con quale stupore possano guardare al loro maestro e si ritrovano non più nel deserto come Giovanni Battista e i suoi discepoli, ma si ritrovano da una città all'altra, nella Galilea delle Genti, Cafarnao, in cammino verso Gerusalemme, da una parte all'altra. Il loro stato di vita, prima sicuro, un lavoro quotidiano, una ferialità uguale a se stessa, adesso invece alla sequela di Gesù tutto è nuovo e rimangono stupiti per gli eventi che accadono intorno a loro, mentre intorno a loro c'è chi li guarda. Questa è una parola chiave del Vangelo di oggi. E gli stessi farisei, guardando i discepoli, guardando Gesù, dicono: guarda, perché fanno in giorno di sabato ciò che non è lecito, cioè strappare le spighe in un campo di grano? Questo guardare con gli occhi rivolti verso l'esterno sono, passatemi questa espressione, la pistola del giudizio puntata sugli altri. Gli occhi che guardano, che considerano e giudicano. Vedete, il giudizio nasce dalla comparazione tra ciò che è osservato e una legge, più spesso una legge esterna. Si prescinde totalmente dallo stato di necessità delle persone. È una comparazione secca, asciutta, legalista. Si prescinde dal cuore di chi è osservato, dunque da ciò che sta avvenendo segretamente, senza che noi lo sappiamo. Si dimentica completamente lo stato di necessità, la natura cangiante, necessitata dell'uomo, che supera la legge, in questo caso semplicemente la fame. Si prescinde, dalla coscienza dell'altro. Si oblia completamente la sua storia, non la si suppone. Si fa una comparazione tra ciò che si vede e una legge esterna, come vi commentavo. Si prescinde dalla storia delle persone, dalle motivazioni recondite, dalle intenzioni, dalle necessità, dalla coscienza. È uno sguardo cieco, è uno sguardo che guarda, come ci dice l'imperativo del testo, guarda ma non vede. E dunque diventa una legge che uccide. E Gesù prende le difese dei suoi discepoli con immensa tenerezza. Con immensa tenerezza li avvolge, li difende, si mette davanti e fa schermo con il suo corpo, prendendosi tutte le critiche e spiegando però che il sabato è stato consegnato all'uomo e non viceversa. Questo è un passaggio, tra l'altro, dell'Antico Testamento, dove già il sabato era chiaramente un sabato a servizio dell'uomo, un sabato che è sottoposto ai criteri poi di valutazione di necessità dell'uomo stesso. Come dire, carissimi farisei, basterebbe un po' di intelligenza o di autoconsapevolezza per dire che il sabato non va osservato come dite voi, come dite di che gli altri debbano fare e voi non fate. Ma il sabato è stato affidato all'uomo perché egli si riposi,
Ma c'è un criterio superiore al sabato. E questo dunque lo sapevano anche i rabbini, lo sapevano i farisei, è già detto prima, ma allora perché tanta critica? Intanto perché Gesù aveva già infranto tante regole e stava semplicemente sulle scatole a molti, soprattutto a coloro che detenevano il potere religioso e che se ne facevano scudo per difendere i privilegi. Gesù aveva infranto queste regole e invece di rimanere fisso e sicuro su una mattonella del Tempio, si era messo a camminare per le strade del mondo, verso le periferie, alla ricerca della pecora perduta. Era un maestro scomodissimo. Pensate che nel testo immediatamente precedente a quello che abbiamo proclamato, Gesù diceva che il vino nuovo va messo in otri nuovi, o ancora che non si cuce un pezzettino di panno nuovo su un vestito vecchio. E così facendo dichiarava vecchio, stantio, obsoleto tutto ciò che si era irrigidito e sclerotizzato, diventando disumano. Ciò che è laicamente tale, ciò che è religiosamente tale, ovvero vecchio, irrigidito e sclerotizzato, non va bene per l'uomo di nessuna epoca. E i farisei, ormai, erano quella classe di uomini che simbolicamente lasciano inneggiare anche una falange di persone che oggi si muovono nel mondo e che si stringono, si restringono, si fanno piccoli dentro i loro giudizi, divenendo loro stessi meschini, irrigidendo la legge più di quanto non lo sia realmente rigida. Tanto che a volte, pensate, l'interpretazione della legge è peggio della legge stessa, completamente dimentica delle necessità, appunto, dello sguardo unico, amante, personale dell'uomo e del Dio di Gesù Cristo. Insomma, la legge e l'interpretazione stringente diventa un'arma in mano all'uomo, un'arma tra l'altro che gode come di una legittimità, di una giustificazione. E allora Gesù ricorda un episodio dell'Antico Testamento, dove il re Davide, il grande re Davide, acclamato da tutti come uno dei grandi re, il momento più luminoso della monarchia di Israele, si era affacciato nel Tempio e al sommo sacerdote aveva chiesto da mangiare i pani dell'offerta, i pani consacrati che stavano dentro al Tempio, per i suoi soldati. E avevano fame, semplicemente, e quei pani però potevano essere mangiati solamente dai sacerdoti. Quindi un episodio che è un episodio di infrazione della legge ben più grave del sabato. La denuncia di Gesù, dunque, è: voi non siete liberi. Tutto è stato fatto per voi, ma voi lo usate contro gli altri e contro voi stessi. Ecco, questa è l'osservazione addolorata di Gesù nei confronti dei farisei. C'è una mancanza totale di libertà nei confronti dell'uomo, una legge che uccide l'uomo. E Gesù viene non a sovvertire la legge, ma a superarla, con una legge dell'amore che ha come suo principio interno l'osservazione, la relativizzazione di ciò che è osservato, di ciò che viene guardato, la ammissione umile di guardare e non vedere, di guardare e non riconoscere, di guardare e di scoprire appena la buccia della realtà, di vedere appena la scorza delle persone, senza poter penetrare le realtà più profonde, le realtà di gioia e di dolore. Per questo ci vorrà uno sguardo empatico, uno sguardo di comunione che matura solamente dall'alto della croce. Ed è per questo che il grande miracolo di Gesù sulla nostra vista cieca è il dono dell'amore attraverso lo squarcio della croce,
che non squarcia solamente il velo del Tempio, come ascolteremo nei Vangeli, ma soprattutto squarcia un velo di conoscenza opaca e fa entrare nel cuore delle persone. E questa evoluzione è quella di cui tanti parlano e di cui tanti chiedono a noi sacerdoti: ma padre, perché nell'Antico Testamento, il Dio dell'Antico Testamento e tanti episodi sono particolarmente duri e appaiono infierire contro l'impuro, contro l'ingiusto, contro l'empio? Perché un Dio così giudicante, un giustiziere vero e proprio, può essere ammesso nella lettura, nella proclamazione, nelle nostre liturgie? C'è un'evoluzione, c'è una progressione della salvezza. E questa è narrata, perché questo è lo stile letterario della parola di Dio, è narrata a partire dai punti iniziali, dalle primissime alleanze di Dio con l'uomo fino alla pienezza della rivelazione. La rivelazione è progressiva, ma tutto è progressivo nell'uomo: la crescita biologica, la crescita cognitiva, la crescita di una società, l'evoluzione verso il bene, l'involuzione verso il male, tutto è dinamismo. E la parola di Dio si fa carico del dinamismo dell'esistenza e della storia dell'umanità, prendendo per mano Adamo ed Eva, le prime creature, prendendo per mano ogni evento, prendendo per mano la mia storia personale, portandola a compimento attraverso una somma di errori e una somma sovrabbondante di alleanze e di amore, che supera i miei tradimenti. Vi racconto un'esperienza bellissima di superamento della legge in nome di un amore che rappresenta la filigrana della nostra storia, quella che può essere raccontata e quella che rimane eredità per le prossime generazioni. L'ho ascoltata pochissimi giorni fa dalla voce vera, reale, di una giovane donna. Carissimi, è in ospedale che avviene tutto questo. È l'interruzione spontanea di gravidanza. Quanti di noi conoscono questi eventi? Quanti di noi passano olimpicamente sopra la memoria e l'impatto esistenziale di un evento del genere, dicendoci: ma tanto è spontanea, tanto è la natura che fa il suo corso. Non è vero. Anche questo è un evento luttuoso e ha il suo dramma interiore che non può essere narrato. Mi viene in mente l'esperienza, per esempio, della serva di Dio Chiara Corbella. È dura questa esperienza. Tutti diciamo che è nell'ordine della natura, la natura fa il suo corso, ma è pur sempre un evento difficile da elaborare. E allora, nel momento in cui la cosa è avvenuta e si giace sul letto, si rimane in osservazione, in ospedale, in una corsia, c'è bisogno del tempo per vedere come evolvono i parametri. Ma a quel punto si avvicina un'infermiera. L'infermiera lo sa quello che è accaduto. Sa benissimo, perché nella sua routine lavorativa ha osservato tante di queste cose. E cosa fa? L'infermiera si offre per rimanere a fare compagnia a questa giovane donna, per un tempo, prendendole la mano, spendendo un tempo che diventa testimonianza di umanità e di amore, di attenzione delicatissima. Una testimonianza che va molto oltre la legge, oltre i tempi di servizio, oltre lo stipendio, oltre alla rigidità, oltre le rigidità del ho da fare, non ho tempo, devo correre, mi aspettano, ho una telefonata in corso, non posso, ora non posso, dopo sì. Queste sono testimonianze di un'offerta che va molto oltre la legge, che sembra infrangerla, in realtà va oltre, non si irrigidisce intorno a una norma, ma è animata da umanità, amore, attenzione delicatissima, e questa non può non essere notata da tutti
e innanzitutto dalla giovane donna che mi ha raccontato questo episodio. È un'esperienza bellissima che testimonianza di umanità, di amore, come vi dicevo, un'attenzione talmente delicata che merita una menzione, che rimanga nel cuore e nella storia. Cari amici, cara famiglia, in ascolto, vorrei terminare oggi con una preghiera. È un po' più lunga del solito. È la preghiera che scrisse San Giovanni della Croce, la cosiddetta orazione dell'anima innamorata. L'anima che offre, la persona che fa esperienza di Dio è innamorata a 360 gradi. Sfonda il muro della legge e pur osservandola si spinge oltre, si innalza ai livelli dello sguardo di Dio sull'umanità, dichiarando che tutto è suo, tutto è nostro. Amici, famiglia, tutto è nostro, tutto è a nostra disposizione, ma noi non siamo di noi stessi, noi siamo di Dio. Orazione dell'anima innamorata, San Giovanni della Croce. Mio Signore, mio amato, se non compi quello che io ti chiedo, perché ancora ti ricordi dei miei peccati, fai pure, oh Dio mio, riguardo ad essi la tua volontà, che è quanto io cerco di più. Usa la tua bontà e misericordia, e sarai conosciuto in essi. E se tu attendi le mie opere per concedermi ciò di cui ti prego, concedimele e compile tu, e vengano pure le pene che tu desideri accettare da me. Ma se tu non aspetti le mie opere, che cosa aspetti, o clementissimo mio Signore? Perché tardi? Se infine deve essere grazia e misericordia quella che ti chiedo nel tuo Figlio, accetta il mio piccolo contributo, perché lo vuoi, e concedimi questo bene, perché vuoi anche questo. Chi potrà mai liberarsi dal suo modo di agire e dalla sua condizione imperfetta, se tu, o Dio, non lo sollevi a te in purezza di amore? Come si innalzerà a te l'uomo generato e cresciuto in bassezza, se tu, o Signore, non lo sollevi con la mano con cui lo creasti? Non mi togliere, Dio mio, quanto una volta mi hai dato nel tuo unico Figlio Gesù. Gesù Cristo, nel quale mi hai concesso tutto ciò che io desidero. Perciò io mi rallegrerò, pensando che tu non tarderai se io attendo. Perché indugi a lungo, potendo tu subito amare Dio dentro il tuo cuore? Miei sono i cieli e mia la terra. Miei sono gli uomini, i giusti sono miei e miei i peccatori. Gli angeli sono miei e la madre di Dio. Tutte le cose sono mie, lo stesso Dio è mio e per me, poiché Cristo è mio e tutto per me. Che cosa chiedi dunque? E che cosa cerchi, anima mia? Tutto ciò è tuo, è tutto per te. Non ti fermare in cose meno importanti e non contentarti delle briciole che cadono dalla mensa del Padre tuo. Esci fuori e vai superba della tua gloria. Nasconditi in essa e gustala e otterrai quanto chiede il tuo cuore. Amen. Cari amici, questa è una preghiera mozzafiato. È preghiera, è poesia, è esortazione, è una carezza rivolta all'anima
è una sollecitazione, è una spinta, è un calcio per poter andare avanti, per non lasciarci dormire su ciò che è acquisito, su ciò che è sicuro, e per immettere nel nostro cuore la meravigliosa e sana inquietudine della santità. Allora, ancora una volta, famiglia carissima, desidero salutarvi dal convento di Arcetri. Speriamo presto di poter riaprire l'accoglienza e che la nuova stagione, la nuova primavera segni l'inizio di momenti nuovi di scambio, di condivisione. Questa è la speranza di poter riprendere questa vita, ma al tempo stesso è la certezza di fare tesoro di questo tempo già e di farlo in nome di tutti coloro che si trovano nella sofferenza e nella difficoltà. Sempre vi ricordo che la comunità di Arcetri prega insistentemente per le vostre intenzioni, quindi è importante che possiate scrivere i vostri desideri, le vostre preghiere, i nomi per i quali pregare, come spesso facciamo, affinché possiamo noi stessi, io possa rivolgere ai confratelli della comunità le vostre richieste e portarle in preghiera per tutta questa giornata. Carissimi, terminiamo con la preghiera alla Vergine Maria questa sera, questa mattina, scusate, e poi ci salutiamo con la benedizione di Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica e accompagni sulle strade di Dio in questa giornata il Padre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, amici carissimi, ancora grazie per essere stati qua in questa diretta e grazie a coloro che si metteranno all'ascolto in differita e che a quest'ora sono già in pieno ritmo lavorativo, o coloro che sono in macchina e durante la giornata o nei prossimi giorni potranno ascoltare il commento a questo Vangelo, sempre attuale, non muore mai, è sempre una parola viva per le nostre giornate. Vi abbraccio e vi benedico a tutti. A presto.